Sì, per essere di una contrada te ti devi battezzare dentro la sede. In realtà credo sia nella fontana della contrada. Ogni contrada ha la sua fontana. Io mi chiamo Miguel de Carvalho Adrião. Sono brasiliano, originalmente della città di Rio de Janeiro. Ma l'inquadratura qua mi prende? Io come sono messo? Provo a essere me stesso e non metto nessuna maschera. Ho provato a parlare un po' di me, ma so anche che ogni cosa ha il suo luogo. Ho 26 anni e sono laureato in storia all'Università Federale Fluminense e sono venuto qui a Siena per studiare la magistrale in storia e filosofia. Quando mi sono ritrovato al momento di fare delle applicazioni per le università qui in Italia, io vedevo che Siena aveva non solo le caratteristiche che io cercavo di una città che appunto respira la storia e che quindi mi poteva ispirare in quanto studente. Alla fine il punto decisivo per venire a Siena è stato uno, la bellezza della città, la bellezza storica, ma anche il corso giusto. L'Italia è sempre stata parte della mia vita in un certo senso. Da piccolo sentivo mio padre che ha vissuto in Italia durante tanto tempo, che mi faceva un po' assaporare certi ingredienti e parole in italiano. Poi, a un secondo momento della vita, ho conosciuto, ho avuto l'opportunità di vedere da vicino com'era il paese e mi sono sempre trovato molto bene. Nel 2018 ho iniziato a studiare l'italiano per davvero come lingua, ho preso l'interesse e ho scelto di venire all'estero e approfittarmene di questa competenza che avevo acquisito. E da lì ho iniziato a ricercare le università e diciamo che sono finito qui. Avevo un'idea completamente diversa di quello che ho infatti trovato qui. In effetti sono partito pensando che mi sarei occupato il più del tempo con gli studi e invece io mi occupo del mio studio, però io ho una giornata piena di altri compiti e diciamo affari, e incluso il lavoro che svolgo qui in università con l'ufficio accoglienza disabile, insieme a persone molto competenti e che mi stanno insegnando tutta un'altra, diciamo, prospettiva della vita. Il lavoro in università consiste nell'accompagnamento, nell'ascolto e nell'ausilio ai bisogni degli studenti che hanno una certa disabilità. È un'esperienza che per me, da studente di storia anche all'Università di Siena, e vedendo la didattica e la docenza come un'opportunità di lavoro, è molto importante per me perché alla fine l'ausilio a questi studenti consiste appunto nel chiarimento e diciamo nell'accompagnamento proprio di tutorato. Il primo atteggiamento è sempre, io almeno la concepisco così, che sia l'umiltà. E credo che quello per me, l'apertura verso l'altro, verso la comprensione di una nuova realtà, ha sempre contrassegnato un po' la mia personalità. Una volta che ti trovi in un altro contesto diverso dal tuo, l'atteggiamento giusto è sempre quello di voler imparare. Nel senso più profondo del termine, credo che qui io abbia avuto la possibilità di, studiando in un'università di questo grado e cogliendo i frutti di relazioni diverse, ci sono tante possibilità che finora sono state aperte da queste esperienze e io sono altrettanto disponibile ad abbracciarle.